26 luglio. La mia parola non è essa come il fuoco, dice l'Eterno. Geremia 23:29. La conca. Tanti anni fa, per scaldarsi, la gente usava accendere un falò davanti casa, dentro un secchio di lamiera, o per i più ricchi, dentro un braciere di rame. Questo rudimentale riscaldamento era chiamato conca. Ci si scaldava tutti intorno, ma l'inconveniente era il fumo che faceva lacrimare gli occhi. Chi riusciva a resistere, però, veniva ampiamente ripagato, perché una volta che la fiamma si estingueva, rimaneva la brace viva. A questo punto il recipiente veniva portato in casa ed usato sia per abbrustolire il pane, sia come fonte di calore. Gesù può essere considerato il braciere e la sua parola il fuoco. Avvicinandoci a Lui sentiremo il calore dello Spirito Santo. Rinunciare a ciò che Dio non gradisce può provocare lacrime, ma non bisogna temere, non bisogna allontanarsi per non perdere il contatto con il suo amore, con il suo calore. Gesù dice: «Venite a me e io vi darò riposo».